Perfetto, perfetto. Siete qua, siete qua. Il consiglio ha deliberato di invitarvi trasferirvi nella loro consigliera. Lei la doveva fare la richiesta, come le ha detto ieri il consigliere Locascio, la doveva fare ai funzionari. Guarda, io glielo trasferisco, abbiamo già trasferito la richiesta dell'assessore. Io ho ripetuto quello che mi ha detto. Quando arriverà la richiesta dell'assessore? Quando arriverà la richiesta dell'assessore? Io non ho alcuna difficoltà a parlare con lei, comunque ha tutto invitato. Sì, però... Non si può interrompere il consiglio, non si può interrompere il consiglio. Sì, perfetto. In questo caso... In questo caso... In questo caso... Aspetta. In questo caso... Ma per carità, io non posso fare se non i passaggi, a maggior ragione una situazione del genere. Io non ho alcuna difficoltà. Bastiamo. Ci sono dei passaggi, così come vengono rispettati il Consiglio, l'amministrazione desidera essere rispettata dal Presidente del Consiglio e dai consiglieri. No, ma cosa cambia se è nell'interesse generale? Per noi di... E allora perché non scendete? Faceva prima la richiesta il Presidente del Consiglio. Tallo! A noi loro la stanno portando, il professore stava parlando, questa è la risultanza del Presidente del Consiglio. Non capisco che cosa cambia, se sta beccato sta vendendo, questo è. Per me non cambia niente, doveva fare prima il Presidente del Consiglio la sua richiesta. Allora, noi siamo qua per parlare con voi. Questo per la mente porterà un paese libero alla fame, porterà il paese libero alla fame, visto questo paese libero alla fame, accaparratezza di nuovo. È venuto l'assessore Favà dicendo il consiglio li invita ufficialmente sotto. Io ho spiegato che lei già in premessa aveva detto che non c'era nulla di particolare, ma che il Presidente del Consiglio doveva fare una richiesta ai superiori e via dicendo. È arrivato anche il Presidente del Consiglio con arroganza, la solita che lo contraddistingue, dicendo lei deve scendere giù quella, lei, le ho detto, lei è quello che non ha fatto lei parlare a me qua, lei qui non parla, non ha la parola, lei come noi non ce l'abbiamo se non ce la dà lei sotto. A questo punto, di concerto con alcuni, mi dispiace che ci sia pure il signor Scafidi, ma io lo faccio, e faccio nome e cognome, si sono messi d'accordo, noi ce ne andiamo, non vogliamo ascoltare. Pazienza, scusa. Ma non che si dica che noi non vogliamo parlare. Voi dall'amministrazione non potete continuare a fare i furbi. Non potete continuare a fare. Lei la volta scorsa quando siamo stati a Campovani, mentre i consiglieri l'hanno invitata dentro, lei se ne è uscita fuori. Evidentemente dico fra di voi. C'è un dico, noi possiamo avere il piacere di vedere a confronto uno con l'altro. Questo discorso è sempre separati. Ma ripeto, ma non è un fatto che deve interessare a voi. Interessa a noi, perché questo è interesse della collettività italiana. Il confronto con me lo possono fare, vengono qui e lo fanno. E perché non sottengo? Perché io sono il sindaco e allora ho fatto io la riunione oggi qua e l'ho messa per iscritto e le ho invitate. Lei è il sindaco, loro sono i consiglieri e noi come cittadini la prendiamo nel divieto. Volete notizie? Approfittate. Non ne volete perché ritenete di dover... Non sappiamo dove andiamo a finire. Noi vogliamo la certezza. Va bene. La certezza di sapere quello che devono fare. Loro ve lo possono dire. E allora devono scendere sotto. Vengono i consiglieri invitati. Loro devono scendere. Se non hanno autorizzazione come scelgono? Se non hanno autorizzazione come scelgono? Ma perché non vogliono? Perché hanno un assessore a cui devono stare sotto. Ho capito. Se volete avere notizie le avete, se non le volete avere, fate come ritenete. Voi ritenete. Siete liberissimi di benissimo. L'occasione vi è stata data. Non c'è stata data l'occasione. Avete qua i funzionari. No, e perché? C'è la sotto e parlano. Ma non ho capito, scusa.
Casera, ma perché lo facciamo? Casera, ma fare capire qual è una decisione, perché non ci può domandare qua qual è la decisione? Scusa, mettiamo consigli, facciamo uscire. Scusa, perché non gliela puoi fare la domanda? Ma perché sotto non possono scegliere? Scusa, perché hanno bisogno di un'autorizzazione, a me che... E te vengono se la facciano fare per fax, se oggi si facciano fare un'email. Ma perché ne è? E scusa, non so. Se parte di Palermo, la ribrucca. Scusa, Carlo, qual è il problema? Loro non sono... Oh, se parte di Palermo, la ribrucca, ora non ho problema, di come venne tutto. Scusa, ma non capisco, la notizia non gliela puoi chiedere? E poi gliela chiedi un'altra volta sotto? Io ci ho detto già, e me ne vado. Sì. Ma la notizia, guarda, Pino, a Pometti... Pino, a come si è chiuduto? Che ancora si poteva tagliare per un altro milione di anni? Parlo di un milione di anni. Sì, ma vorrei capire. Tecnicamente è giusto. Pino, io vorrei capire una cosa. Loro sono qua. E uno mi fa le domande. Poi mi auguro e poi non scendere sotto. Quando avranno l'autorizzazione e lei mi farebbe un'altra sopra. Ma perché perdere un'occasione di chiedere? Questo è quello che sto facendo io. Qua, chiuso. E parlo. Ma perché non possono scendere? Per me va bene. Lo dico io perché è impossibile. Problemi no. Invece i problemi veramente reali dell'isola sono altri. Tipo il porto, tipo l'ospedale di Lipari che sta, vuole chiudere, vuole fare. Tipo invece di spendere i soldi per fare un parco. Però poi interessa solo garanti il parco, ci vuole rifare. Lei quando deve riferire al ministro. Portare riferire al ministro. E noi il parco non lo vogliamo. Se lei non si siede qua al tavolo con noi. Non ci siete a tavolo con noi a discutere dei problemi dell'isola. Istituire un parco. Scusi, ma io al ministro di Roma sono andato a Lipari, mi sono seduto e dopo 10 minuti le persone se ne sono andate. Sarà perché sono antipatico? No, lei assolutamente non è antipatico. Però voglio dire, se dobbiamo... Se uno deve continuare a subire continuamente. Sì, ma allora se tu domande non gliene fai, però. No, io le domande gliele ho fatte. E ma stavamo parlando, quindi no. Non è che. Voglio dire, non è che. Io volevo sapere quali sono i vantaggi per la popolazione dell'isola. Stavo parlando, se ti sta rispondendo. Ti sta rispondendo. Ti sta rispondendo, scusate, questo è. Dico ti sta rispondendo. Oh no. Ma perché?